E devo dire che per lei, la nostra superwoman, il biondo non è mai abbastanza biondo. Sto parlando di cara Carla Gozzi. Allora Carla, di chi parliamo oggi? Oggi iniziamo con la nuova settimana con Violetta. Violetta viene da Gallarate, ha 3 figli, ha fatto l'operaia ma al momento è disoccupata. Ha compiuto da pochissimo 50 anni ma non ha vissuto proprio per niente bene questo momento. Perché? Perché si vede invecchiata e anche un po' appesantita, nonostante che nell'ultimo anno abbia perso bensì 17 kg. Quindi vorrebbe sottolineare questo momento importante della sua vita con un nuovo look. E siamo qui per questo. Violetta, entra! Una splendida cinquantenne, Violetta. Grazie. Complimenti. Grazie. E devo dire che comunque Andare, questa canzone bellissima di Alessandra Amoroso, è perfetta proprio per la tua vita, perché tu sei comunque sempre andata avanti, no? Sì. Hai avuto, come dire, una seconda possibilità, un'altra rinascita. Ce lo vuoi raccontare tu che cosa è successo? Sì, diciamo che dopo il divorzio, da cui ho avuto 3 figli bellissimi, Alessio, Fabio e Jonathan. A cui mandiamo un bacio grandissimo! Salutiamo. Alessio, Fabio e Jonathan! Mua. Ho passato un periodo un po' buio, un po' triste così, dove io mi ero un po' annullata. Ma poi Dio ha deciso di mandarmi un angelo, di nome Andrea, che adesso è mio marito. Scusa, dopo quanto tempo, Violetta? No, per capire perché mi... Bianca, sei un po' interessata. No, dico, dopo quanto tempo? 3 anni? Ecco, ci siamo ragazzi, ci siamo! Chiama l'angelo di Violetta in tuo soccorso. Allora, Andrea ovviamente è stato il tuo angelo, ma anche tu sei stata il suo angelo, perché questa storia ha avuto degli ostacoli, no? Sì. Che cosa è successo ad Andrea? Noi a maggio del 2016 dovevamo sposarci, avevamo già tutto pronto. In pratica il 19 gennaio del 2016 mi arriva una telefonata in cui mi dicono di andare in ospedale perché Andrea aveva avuto un incidente un po' grave e rischiava l'amputazione di tutti e 2 i piedi. Aia. Devo dire che il tuo Andrea sa perfettamente quante rinunce avete fatto. Sì. Insieme avete lottato. Ci ha detto di dirti che ti promette che ti porterà a quella famosa crociera a cui non avete potuto nozze, partecipare, sì, che era quella del viaggio di, sì, nozze, e ha qualcosa anche da dirti oggi. Guarda. Amore mio, abbiamo superato tante difficoltà insieme. E come tu sai, aspettiamo ancora di fare il nostro viaggio di nozze in crociera. Stasera però sarai bellissima. E io ti aspetto a casa. Ceneremo a lume di candela e fingeremo di essere sul mare. Ti amo, Violetta. Che romantico. Sì. Che carino. Te l'aspettavi questo videomessaggio? No, per niente. Perché lui non è un po' più timido di solito? Timido davanti agli altri, sì. Allora, vediamo qual è invece il progetto che ha pensato per te Carla Gozzi. Sì, allora ricordiamo Violetta, 50 anni, viene da Gallarate. Punti di forza, una nuova silhouette. Punti deboli, la trascuratezza. Obiettivo, look da crociera. E allora ragazze, io vi invito a salpare. A salpare. Salpiamo con questa nostra crociera verso Carlaland. Andiamo. E adesso è arrivato il momento di scoprire come sarà andato invece il nostro cambio look di oggi. Perciò facciamo entrare Carla Gozzi. Allora Carla, oggi abbiamo conosciuto Violetta, che era la protagonista del tuo cambio look, sì, una donna a cui la vita non aveva mai regalato niente. È vero, ha avuto la possibilità di rinascere con un nuovo matrimonio, però questo nuovo matrimonio, insomma, ha avuto qualche difficoltà iniziale. Certo. Poi per fortuna, insomma, si è concluso per il meglio. Com'è andata questa volta? È
Allora, direi che è andata molto bene. Naturalmente Violetta, che aveva nel frattempo anche perso 17 kg, si vedeva un po' invecchiata, e quindi l'idea di fare un sottoporsi a un cambio look era proprio ritrovare la Violetta che lei conosceva benissimo, fresca, riposata, bella e seduttiva. Insomma, una Violetta rifiorita. Anche. Vogliamo rimanere in tema, perciò conosciamo la nuova Violetta. Ma splendidi, luce propria, che meraviglia. Io credo che a casa lascerai tutti quanti a bocca aperta. Si spera. E i tuoi tre figli vedranno veramente arrivare una stella. Grazie. Come ti senti? Bellissima. Sei contenta? Io mi auguro molto. Che veramente, se siamo riusciti nel nostro piccolo a regalarti una spinta in più, veramente per ripartire adesso, godere di quello che hai ricostruito, perché tu hai costruito e ricostruito, perché nella vita si può sbagliare, nella vita si può cadere, ma l'importante, come diciamo sempre noi, è poi rialzarsi, perché non esiste nessuno perfetto in questo mondo. Quindi ti auguro di trascorrere la famosa cena con il tuo Andrea, che possiate veramente stare insieme e non pensare più alle brutte cose che sono successe. Grazie. E poi in futuro, quando tutta questa situazione si sarà calmata del coronavirus, vi auguro di poter fare la famosa crociera, che era il vostro viaggio di nozze. Grazie. Grazie Violetta, e come sempre grazie alla nostra oggi Bond Girl, Carla Gozzi.